Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del giovedì con House Flipper. Oggi continueremo, come sempre, ad acquistare case disastrate, le restaureremo e poi le venderemo, cercando ovviamente di guadagnare un piccolo margine. Hi everyone, welcome to our week rendezvous with House Flipper. Today we will go on buying disastrous houses, restoring them and trying to give so good money profit. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi avec Eus Flipper. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi. Nous allons acheter des maisons désastrées. On va les restaurer et plus. Et puis, on va les vendre en essayant de gagner un peu d'argent. Allez, on y va. Let's go. Andiamo. Allora, andiamo a vedere un poco cosa ci offre il mercato. Case molte generazioni. Una casa degli anni 30. Su uno spazio di appezzamento, posizione eccellente, completamente da ristrutturare. Ok, so now we will buy this house. The build is of the 1930. On va acheter cette maison là, elle est des années 30, on doit la restaurer. Restauration et on doit la vendre. Vendredi. La prima cosa da fare, come sempre, è quella di cercare di controllare prima il giardino. I suggest you to check always the garden before beginning any works inside the house. Je vous conseille toujours de donner un coup d'œil au jardin avant de commencer les travaux dans la maison. Ça va, ça, il vous fera gagner des points professionnels. When you check the garden, you will learn ability points. Vous allez gagner des points d'habilité dans le jeu. Dans ce cas-là, c'est pour les travaux du jardin. In this case, you will earn ability points for gardening job, gardening ability. C'è sta una qua, allora vediamo un po'. No, non abbiamo finito ancora. Ciao Ludovico carissimo, ben ritrovato. Com'è la situazione?
È passato il periodo critico. Io mi ricordo l'ultima volta che grazie. L'ultima volta che ci siamo sentiti, avevi una situazione che ti preoccupava. Per questioni di privacy, non la dico, ma tu capisci. Insomma, oltre alla gioia che c'hai, è qui con me, è qui con noi oggi. Caro Ludovico, c'è anche l'amico Fernbus, un altro carissimo amico streamer. Ciao Fernbus, ben ritrovato. Bene la live. Allora qua è un bel po' di tempo, caro Ludovico, che non ti ho sentito. Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ottimo, dai, almeno hai risolto il problema. Grazie Fernbus per il right. L'importante è che hai risolto la situation. Potevi soltanto recuperare un pochettino il polso qua, come stanno le cose. Caspita. Spero che sia cosa, diciamo, leggera. Mi dispiace veramente tantissimo. Vabbè, dai, diciamo che hai avuto questa situazione un po' complicata, però forse stai un po' più a riposo. Ti vuoi godere un po' più gli affetti familiari, insomma. Devi soltanto avere un po' di pazienza, ma in questa settimana, perché ovviamente un po' ti annoierai e allora, insomma, devi, come si dice dalle mie parti, palleggiare un pochettino. Nel senso di Voglio spiegare questo termine in napoletano. È praticamente temporeggiare, ecco. Il termine utilizzato è un termine un po' più sportivo, diciamo così. Comunque dai, l'importante è che stai tranquillo. Poi se hai bisogno di compagnia, ci sto io, insomma, che faccio le live, quindi insomma, quando vedi che sto in live oppure in replica, insomma, fai una capatina. E seppure non sono online, quando solitamente termino le repliche notturne, poi la mattina io vado a leggere i messaggi che mi lasciate. Allora, qui ci vuole gesso. Eccolo qua. Gesso, in realtà sarebbe lo stucco. Ok, qua c'è un bel po' di lavoro da fare. E qua, se non ricordo male, dovrebbe esserci anche una presa da sostituire. Ora non ricordo dove.
Ecco qua. E tu come stai, caro Ludovico? Io mi sono preoccupato, scusami se non ho chiesto prima come stavi tu, ma come dire, è stata la prima cosa che mi sono ricordata, è stata la situazione intorno a te. Non che io volessi sminuire te assolutamente, ma ho associato a te subito a quella situazione un po' particolare che stavi vivendo. Comunque, l'importante è che le cose si sono aggiustate. Allora, boh, devo passare un po' di stucco di qua. Già ho preparato. Ok. Questa è una casa degli anni 30. This is the house of the 1930 year. So, it's quite strange disposition it has. Mi sa che ho lasciato dov'è? Non è qua, dov'è? Ah, oh, qua c'è bisogno di altro stucco. Appoggiamo qua. Nice, nice, nice. Quite good. Sta un po' rovinato, però. Dice che ah, ecco dov'era. E come direbbe il grande Totò, cose da pazzi in questo manicomio. Noi vetri li laviamo con la macchina lavavetri. Allora qua direi di... Qui mi pare che non c'è bisogno di niente. Qua lo stucco, beh, qua bisogna pulire, quindi andiamo a pulire qua. Dov'è? Ok. Laviamo la finestra. Let's wash the window. Pam pam. Vorrei approfittare del momento per ringraziare come sempre tutti coloro che sostengono questo canale lasciando il follow, lasciando un messaggio, un saluto quando sono in chat, in particolar modo a coloro che sostengono il canale con le sub. E con i beat e vorrei mettere alla vostra attenzione che si può sostenere questo minuscolo canale utilizzando l'Amazon Prime, collegando l'Amazon Prime a Twitch che è gratuito. E quindi insomma spese proprio zero, ma allo stesso tempo aiuterete questo canale a crescere, a sostenere. Come sempre vi ringrazio.
I want to say thank you so much, everyone, for supporting the channel. I want to say thank you so much who support this channel with the bits, with the sub, and if you want to support this channel for free, you can use your Amazon Prime using your Amazon Prime account. You will support this small channel for free. I will appreciate and thank you. Want to say thank you as well for following the channel. For the message. While I am online, offline. Thank you so much. Je veux que j'ai l'occasion pour remercier tous ceux qui supportent le canal parmi les bits, les subs. Et si vous voulez aider le canal, vous pouvez utiliser votre account Amazon Prime. Vous allez aider ce canal gratuitement. Vous allez payer nul, zéro. Je vous remercie aussi pour les messages pendant mes directs et quand je suis pas en direct, en réplique. Merci beaucoup à tous. Ah, quindi ottimo, anche perché è un gesto di grande altruismo, quindi diciamo dove si trovano alcune difficoltà, perché subentrano fattori diciamo così particolari e delicati, è un'ottima scelta, quindi congratulazioni. E questa cosa mi onora, credimi, mi onora, perché mi stai confidando una cosa privata e quindi per me è come se mi stai dando veramente una grande importanza, quindi ti ringrazio doppiamente, insomma, l'onore e il piacere, insomma. Sapere queste cose qui insomma mi fa enormemente piacere. È una bella esperienza. Io ho avuto, diciamo così, persone che in famiglia, dei parenti, ecco, che hanno avuto più o meno problematiche simili alla tua, e alla fine anche loro hanno scelto di continuare a dare amore a un'altra persona. Perché si dice a Napoli che i figli, si dice, i figli non sono quelli che mettono un, ma sono quelli che si cresce, ovvero i figli non sono di chi, diciamo così, li procrea in maniera eh,
biologica. I figli non appartengono tanto ai genitori biologici quanto a quelli che li crescono. E quindi è un'ottima cosa. Poi l'amore per i bambini è qualcosa di incondizionato, per cui, come dire, ho sangue del proprio sangue, oppure affidati, diciamo così, affidamenti, uno comunque li ama e li sostiene allo stesso modo, non c'è differenza. La Sardegna come sta dopo quel periodo dove ci sono stati tutti quei roghi là? Mamma mia. Certo che d'estate, ogni anno puntualmente, succedono queste cose qua. Qualche anno fa è accaduto anche qui in Campania, non so se lo sai, il fatto che hanno bruciato praticamente diversi migliaia, forse centinaia di migliaia di specie di piante che erano cresciute nel corso di secoli sul Vesuvio, hanno un po' rovinato sta natura. E comunque adesso ritorniamo un poco qua. House Flipper, tu ci hai mai giocato, Ludovico, ad House Flipper? Io praticamente devi sapere che non sono un interior designer, o uno stilista, però mi diverto, perché poi ti sbizzarrisci con tutta una serie di DLC che poi hanno lasciato e rilasciato nel tempo. Piano piano mi sono quasi, diciamo così, improvvisato, ecco, non proprio, ma mi sono improvvisato molto spesso, e quindi a volte ci devo sbattere la testa per parecchio tempo, che non sempre arrivano quei colpi di genio, chiamiamo così, lampi di genio, ecco, che ti permettono di fare una cosa particolare. Allora, pannelli, vediamo un attimo quante stanze ci sono. Allora, qua ce n'è una. Due, ok, allora qua potrei fare la camera dei bambini, quindi metterei un pannello tipo costellazione, vediamo un po'. Guarda, se digiti il comando punto esclamativo gioco, ti esce un link dove puoi acquistare il gioco scontato. Dovrebbe funzionare il comando, prova un pochettino. Punto esclamativo, gioco. Allora ho sbagliato. Prova a vedere un attimo se il comando è soltanto gioco, abbi pazienza così. Perché devo capire ancora se de come devo settare il bot qua.
Comunque i link sono quelli lì. Ok, perfetto, funziona. E ti ho anche menzionato nel messaggio. Figurati, e questi qua, su questo sito qua, io praticamente prendo tutti i giochi e li trovo scontati. Anche diciamo così, bisogna anche risparmiare. Per cui, e qui poi, oltre ai giochi, diciamo per PC, trovi anche giochi per le console, PS Pass, una cosa del genere, quello lì che ti fa fare l'abbonamento per giocare online su PlayStation. E molte altre cose. Bella sta stanzetta. Allora ne prendo uno, due, tre e quattro. Poi si avanza, vendiamo. Tranquilla, non ci sono problemi. Mi basta leggerti in chat, non è un problema, figurati. Non sono una persona attaccata al denaro. Insomma, chi lo fa di buon cuore. Che dici? È stellare sta stanza. Ah, ecco qua. Però adesso è arrivato a sto punto, metterei dei faretti piccoli. Devo mettere ancora le luci. Devo mettere i faretti, quelli piccolini, le lampade alogene. Allora, abbiamo fatto qua. Allora, mettiamo queste qua. Allora, provo con 5. Vediamo un po'. Che dici, aggiungo un altro paio di faretti. Allora le metto di là. Aspetta, però vediamo un attimo dove metterle. Perché mo allora ne metterei una qui e un'altra qua. Allora, sì, più o meno sta allineato. Perfetto. E poi tutta un'altra cosa, grande. Allora, qua, vabbè, il termosifone. Il radiatore quasi quasi lo sposterei, lo metterei qua. Però andiamo un attimo i mobili. Armadio. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Che dici? Lo prendo così, come sta l'armadietto? Perché tutto sommato
va a riprendere anche un po' i colori del parato. Questa che è il rovere. A me piace il rovere. A te la scelta, Ludovico. Allora, vediamo un po' rovere. Ok. L'interruttore sta qua. Ok, questo lo metto qua. Poi c'era, non so, un fasciatoio, armadietto scuro. Qua c'è una famiglia nel gioco che... ma forse no, allora vediamo un po'. Quasi quasi lo prendo l'armadietto con fasciatoio, che dici? Lo prendiamo così almeno. Perché una di queste famiglie, vediamo un po' dove stanno. Ecco, queste mi pare che c'hanno un bambino piccolo. Però la casa è piccolina. Forse questi potrebbero essere interessati. Ok, allora che dici, lo prendiamo il questa roba detto col fasciatoio, poi tanto poi eventualmente il fasciatoio lo richiudono e magari lo utilizzano come tipo scrivania. Ok. Acquista. Ecco qua, ruota. Ok. Ludovico carissimo, grazie per essere passato in live. Grazie per la compagnia. In bocca al lupo per tutto, poi per qualsiasi cosa, anche se vedi le registrazioni durante la serata, insomma, non sono online, puoi lasciare anche un messaggio. Io, insomma, ho sempre piacere quando qualcuno mi contatta. Buona continuazione, buona serata, carissimo Ludovico, e grazie ancora per essere passato. Allora, mettiamo lettino con scrivania. Riprendiamo qualcosa di blu. Ecco, però pure qua. Questo qua e poi il colore del legno. Quale ho preso prima? Ok. Quindi è questo. Il legno è questo. Materasso. Oh, questo qua mi piace di più. Acquista ora. Mi sembra un ben casinato però quest'angolino. Mettiamolo un po' più. Ci va? No.
Questo. Ah, questo deve stare per forza in questa posizione, ok. Si mimetizza anche con l'ambiente. Vorrei mettere un altro lettino qua. Mettiamo prima il radiatore. Vediamo un po'. No, questo non ci va qua. Sedia. Quella, Fairbus, ottimo. Tanto poi stasera ti seguo, che se hai bisogno di una mano e ho fatto già il percorso a disposition. Non male. Allora, l'armadietto ci sta, lo metterei. Proviamo a mettere un lettino qua. Letto, eccolo qua. Questo è bello. Grazie. Questo lo portiamo a Sanremo. Allora, qua. Specchi per il momento, non penso che. Sono piccoli. E questa è la stanza che ho fatto prima. Fammi controllare se manca qualcosa. E ci mancava, lo sapevo. Vabbè, diciamo che là è accettabile perché va fuori. Allora, accendiamo la luce. Allora, qui. Il divano in buono stato. Il vintage qua però ci sta. Allora, ora devo trovare qualcosa ad angolo per riprendere un po' la vecchia cucina. I have to try to rebuild a cooking area like the previous one. I will try. Allora, arancione. Ok, questo è quell'angolo perfetto. Quasi quasi lascio bianco così. Oh no, andiamo un po'. Arancione. Mi piace, mi arba, come dice il grandissimo amico Fernbus. Mi arba. Ci è andato pure giusto giusto. Anche se questo però sta un po' troppo, non so perché, ma un po' strettino questo punto. Come si chiama questo? Angolo, lasciamo sempre questo. Ma secondo me Fernbus è scappato. Zio Fernbus, mitico zio Fernbus. Bus, Fernbus. Però mi sono scordato qual è. Angolo, scriviamolo angolo.
Come si chiama sto mobiletto? Forse questo, andiamo un po'. Vediamo un po' questo, forse questo ci va. Non è nel piano del tavolo. Base. Porte. E cassetto. No, manco questo ci va. Facciamo così, prendiamo un livello normale. Gustum. Piano non mi piace. Troppo buio. Lavella, ecco qua. Un po' decente. Poi lasciamo così. Gustum, giusto? Gustum, vediamo un po' cosa ci offre. Gustum. Gustum, gustum. Allora, questi sono pensili. Allora. Gustum, gustum, quindi dobbiamo prendere, mettere il piano, il ripiano bianco, quindi piano del tavolo, era questo che ho preso, sì. Allora, questo è sottile. No, non va bene. Ah, mobile per... Per penisola, sta scritto pure. Per penisola, no? Eccolo qua. Piano, 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 piano del tavolo. Abbiamo detto questo qui. Questo qui. Ovvia. Fernabus, Fernabus, zio Fernabus, costum, angolo, allora dovrebbe essere questo qua. Eccolo qua. Ci entro? Non ci entro, lo sapevo. Spostiamolo un po' qua. Boh, poi dopo ci riallineiamo tutto. Allora, questo è pronto. Ok, quindi facciamo così. Perfetto. I am trying to do a good job. I know that this is very hard to do and I'm not very good, but just try to do this. Gustum, de gustibus in discundandum est. Poi metto un altro paio di questi, se ce la faccio, no, questi non ci interessa. Piano del tavolo, eccolo qua, andiamo
Vediamo un po' quanti ne riesco a mettere. Je suis en train de mettre à jour la cuisine. Alla grandissima, zio Fernbus. Alla grandissima. Sto frigorifero qua ci sta, mo gli metto Gustum, quello piccolino da 40 cm mandella. Mobiletto stretto. Eccolo qua. Perfetto, vediamo un po', questo ci entra così. Ovvia. Allora, il piano cottura ci sta. Forno a microonde. Allora, quasi quasi prenderei questo qui che è spaziale. Perfetto. Poi prenderei la macchina per fare il caffè. Caffè. I will buy a caffè machine. Arancia 1. Je préfère celle-là. Però qua non va bene. Mettiamo, proviamo a metterla. Accendi la luce. Allora, qui più o meno diciamo che ci siamo. Maybe I am doing I know not some job, but I'm trying to do my best. Allora, qua il tavolo mi pare che tutto sommato un poco di vintage ci può anche stare. Ok, I will keep the table here because it looks so vintage and it is in very good condition. Les conditions de la table sont assez bonnes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai laissé ce meuble. Allora, qua però io gli metterei un bel stufa, mi pare. Stufa, no. Come si chiamava? Forno, vediamo un po', eccolo qua, forno a legna, eccolo qua, però qua non mi piace, diciamo che diventa irrealistico, quindi la canna fumaria è arrivata a sto punto, questa la stufa la metto qua. E siccome c'è questa, questa la tolgo. I will leave the heating internal plant. Je vais enlever la plant de chauffage, aria, il climatizzatore. Questo non può mancare. Allora, vediamo un po', questo qua non conviene metterlo. Aria. Onta. Tu.
Ezio Ferbus è proprio bravo. Oh, via, allora. Il divano qua ci sta, la stufa l'abbiamo messa. Allora, mettere un bel. Ecco qua, però sto pensando che potrei metterci anche una bella foto qua, un bel quadro. Vediamo un po', c'era quello del tramonto da qualche parte, molto grande, molto molto grande e molto bello. Allora scriviamo tramonto. Questa mi piace. Bello così quando si siedono qui al tavolo, gli sembrerà di stare a mare, anzi quasi quasi lo metto un po' più basso. I will leave it here. Because when people are seated here, we feel on the seaside. Allora qua ci vuole orologio. Ci vuole questo. Allora. Oh, questo qua mi piace. Metto qua, no, lo metto qua, no, dove vuota la parete, qua ci metto una bella pianta. I will put a plant here. Decorative, no, allora mi sa che devo andare qua. Decorazioni, ecco qua. Ci vorrebbe una pianta alta. Pianta, ecco qua. La yucca, sì. Bella, però che sta un po' troppo nascosta, ecco qua. Yucca. Poi qua sotto devo prendere un. Prendiamo questo, vediamo un po'. Dimmi, zio Fernbus, anche i 3 e 4. Dimmi tutto, come posso aiutarti? Illuminazione. Ah, questo è quello che devo mettere dopo fuori. Allora, qua diciamo che ci sta più o meno. Questa è la camera dei bambini, i bambini. Ok, allora dobbiamo attrezzare. Allora, intanto facciamo una cosa, però. Ecco qua, iniziamo a sistemare un po' all'esterno qua, poi ritorno un attimo all'interno a finire che mi scordo qua, che la parte è un po' più difficile. I will start here from the garden before ending the job inside the house. Pa 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 pa.
Oggi lo facciamo un po' così. Un po' alla bersagliera. Zafermus, dimmi tutto. Andamento lento, vieni, vieni con me, oh, vieni, vieni con me, Adela, 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 vieni a prestarmi. Ah, qua non ho fatto bene il lavoro. Babbo. Ciuppi, ciuppi, mariscia, tuppa, tuppa, mariscia. Tuppi tuppi marisha mana tu sul la porti un bacione a Firenze che è la mia città para para babam mana babam sing a song down down ni na 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 sing a song down down ni na na na. Poi dopo mettiamo uno stagno qui, una cosa tutta bella decorativa. Cercando di rendere quanto più graziosa possibile questa piccola casettina. Zeofermus, torna a sta casa, aspetta a te. Mi raccomando, seguite il canale del mitico Fenbus 08. A disposizione. Tanto se ho già passato il livello di Resident Evil a disposizione. Andamento lento, vieni vieni con me, oh, vieni vieni con me, io. La trasmissione di Fernbus inizia alle 19. Ti sei trovato dentro a quella specie di ring là. Quella, se non mi sbaglio, dovrebbe essere una delle ultime volte che lo dovresti ritrovare. Di fare tutto con il motosega. In pratica, ok, in che punto sei arrivato? Poi magari, poi più tardi eventualmente vediamo. Mi anticipi un pochettino, perché eventualmente così, insomma, faccio mente locale e comunque ti do una mano stasera, più tardi in game, però così mi inizi a fare un'idea. A che punto sei arrivato? Mi dici un attimino. Il figlio, il figlio. Aspetta un momento perché mo mi devo ricordare. Allora, tu sei entrato giusto nella cella. Fai una cosa, dimmi dove sei arrivato, perché così io inizia a fare ancora a mente locale. Allora, puoi salvarne una sola, quindi tu sei arrivato praticamente. Hai già combattuto con il polpo, giusto? Con i mille occhi là. Quando fa la trasformazione.
Quindi tu lo hai già fatto fuori il polpo, quindi sai che dovevi sparare tutti gli occhi per poterlo mettere KO. Perché quello è il punto debole, e là è bello tosto. Oh cacchio, questo l'ho messo davanti alla porta qua. Ah no, sbagliato. Mettiamolo qua. Ok. Devo fare mente locale. Allora, momento sono un po'. Non riesco a capire il punto dove ti trovi. Le palle mi deve da stasera. Comunque, quando hai superato. È perché è il gioco che è così adrenalinico. Bisogna assecondare l'istinto, diciamo così, va. Che ho fatto? Allora, la luce, ok. Ah, ecco. Perché fa così? Mi ha fatto morire dalle risate. Sei stato veramente in gamba. Così mi garbo un po' di più. Mettiamo ancora bella luce qua dietro. Allora, io qua non so se si può mettere la luce. Ce n'è una che mi piace particolarmente. Quando tu hai fatto il passaggio nella sala, quella lì, la sala macchina, la sala caldaia, là pure io mi sono cagato sotto là, perché all'improvviso sbucavano sti mostriciattoli. Ecco qua, le rose. Allora, io uno vorrei metterlo. No, solita posizione. Allora, vediamo un po', questo sta più o meno qua, facciamo questa all'altezza dell'albero. E Ferbus, il mio consiglio è quello di organizzarti la settimana, cioè l'orario, un po' come ho fatto io, perché sai che in un determinato giorno porti in un determinato gioco e quindi ti organizzi. Magari io, per esempio, solitamente prima di andare online in live faccio un briefing, quindi vedo quello che devo fare, mi faccio una specie di
promemoria, scritto, metto due o tre punti e poi dopo vado a seguire più o meno quelle. Grazie, grazie. Diciamo che bisogna un po' vedere il da farsi tulipani rossi. Red tulipans and red roses rolling, rolling on the river. Però qua io vorrei mettere percolato, per, eccolo qua, di mettere questo qua. Ok, nel frattempo andiamo a finire di sistemare qua. Allora, Fernbus, guarda, se io facessi 9 spettatori per il mio canale, personalmente per me sarebbe veramente un grande risultato. Ne faccio pochi, però insomma mi accontento. Però voglio dire, 9 spettatori a fronte di 1-2 è un ottimo risultato. Certo, uno, come dire, vorrebbe fare di più. Però devi considerare anche che è iniziata la scuola, tutte queste cose qua, quindi diciamo che il tempo libero si è un po' ridotto. Bisogna avere pazienza e costanza. E poi tutto il resto poi dopo un po' arriva. Qua non si può mettere, qua non ci entro ovviamente. Qua. Vediamo un po'. Non dovrebbe dar fastidio. Qua gli metterò un po' di mobilia. Ok, allora, radiatore. Eccola qua. I always recommend you in a small rooms a small radiator. Je vous conseille dans les chambres qui ne sont pas très grosses. Je vous recommande de prendre le radiateur le plus petit. Ça sera suffisant. Però qua non mi piace questa roba sotto. Qua già va meglio. Allora, poi vuole armadio. Armoire. Noce, noce, noce. Ok, mi devo ricordare. Nut. Perfetto. Poi cassettiera. Noce abbiamo detto. Eccolo qua. Ok, qua metterei lo specchio. Questo qua, noce. Non c'è noce. Ok, allora prendiamo questo che più o meno si avvicina a quel colore. Mettiamo il televisore, TV. Ok. Ok,
comodino, rivediamo. Comodino. Eccolo qua. Allora ne mettiamo uno qua, uno qua. Vediamo se questo ci entra qua. Poi qua. Puff, mancano i puff. Puff. Eccoli qua. Amareno. No. No. Non questo. Puff stretto, eccolo qua. Allora, mettiamo uno qua. E uno qua, tappeto, tappi. E questo farà salire di valore l'acquisto dell'immobile. Questo mi piace di più. No. Ecco qua. Poi qua ci vuole una lampada da terra. Da terra. Eccola qua. E questa mi piace di più. Ne mettiamo una qua. Una qua. E una qua. Tutto, tutto, tutto. Ok, passiamo al bagno. Il bagno qua, bella disastrata. Allora, qua. Allora, il pavimento va cambiato, assolutamente. È mal ridotto. Piastrelle, ecco qua. Ok. Azzurro come il cielo. Boh, ci tocca le piastrelle. E mo so dolori. Allora, piastrelle da pavimento. Pareti, pareti, pareti. Ecco qua. Ho messo qualcosa di azzurro. Questo. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovrebbe bastare. I will do my best job and they will be enough to complete this job. Pam pam para pam 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 para pam.
Ora però, per non dimenticarmi, devo, ecco, sistemare la finestra qua. Perfetto, diciamo che il lavoro è stato fatto decentemente. Ce la farò, ce la farò, ma adesso no. Na, 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 na. È il mitico Alex Baroni. E che voce, ragazzi, Alex Baroni. Però non ho capito che ci sta davanti a sta casa, davanti al bagno. Ah, ok, è lo stagno. Controlliamo un po', allora qua è completo, ok, che sto facendo? Ehi, mi sono scordato dei comandi, allora, piastrelle, poi pare che si va con la E, perfetto, ok, l'interruttore sta là, ok, allora, doccia. Questa qui dovrebbe ingombrare poco poco. Eh sì. Ma quale c'era qua? Vediamo se questa ci va. Questa ci va. Un po' troppo vicino al termosifone, ma... Ok, I'll try to put the radiator here. I'll do my best. Je vais essayer de mettre le radiateur, d'installer le radiateur ici, mais... Ecco. Un po' troppo vicino. Alla doccia, però a filo di muro qua. Allora, qua ci vorrebbe un mobiletto.
possibilmente sottile. 40 centimetri, ecco qua. Aspetta, vediamo dopo, vediamo un po' qua. Allora, vediamo un po'. Questo qua dovrebbe essere stretto. Dovrebbe essere... Ok, vediamo se riusciamo a metterlo dietro la porta. E questo è compatto. Tasselli. Gira. Forse qua a fianco il mobiletto ci potrebbe andar bene. Bianco o color marmo. Questo qua, no, bianco, 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 ok. Sporge un pochettino, però diciamo che può fare anche da sipari al water qua. Allora, radiatore per l'asciugamani, che dovrebbe essere da qualche parte qua. Non c'è? Ok. Specchio. Mirror. Dov'è? Eccolo qua. Non è proprio nello stesso colore, però. Non mi piace. Troppo... I don't like that kind of lights. Kind of light. Vediamo un po'. Ecco, lampa di soffitto, ecco qua. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa di... Caruccio, lampadina sospesa corta, no, e mettiamo le nostre amate lampade alogene. Dovrei metterne qualcun'altra qua, oh, il put, già meglio. Il mare, sì, andiamo un po' qua, mi sa che porta asciugamani, porta asciugamani,
questo lo mettiamo, uno lo mettiamo qua e un altro lo mettiamo qua. Porta carta igienica, carta igienica, porta dov'è? Eccolo qua. Mettiamo qua, ok, qua l'ho messo, mi sembra in buona condizione qua. Adesso ok, allora qua, allora scarpiera, eccola qua. Aspetta, ora questa la posso mettere qua. Sta troppo davanti ai piedi, no? Mettiamola nell'angolino qua. Adesso mettiamo lo specchio, the mirror. Ecco questo qua. Allora poi un bel tappeto grosso qua ci vuole. Vediamo un po'. Tappeto stretto. Troppo lungo, mannaggia. Vediamo se... però... così va. Aspetta, facciamo così. Vediamo quello. No, non va bene. Troppo grande. Too big, ai. Vediamo questo qua. Appena entro. No, questo quasi quasi lo metto di qua. Ma lui qua mettere un'altra pianta, I'll use again. Bonsai stile, questa è bellina. Allora, questa mi piace di più. No, aspetta, no, questa. Questa. L'orologio qua non l'abbiamo messo. Allora. Ah no, l'orologio ci sta. Mettiamone un altro all'ingresso. Questa cucù. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua, no? Quasi quasi. Oh, ecco qua. Però qua questo non mi piace.
un po' troppo malandata in illuminazione. Speriamo qualcosa di simile. I will try to use something of a similar. Similar as possible. Ma allora, queste facciamo così. Allora, questo lo mettiamo qua. Poi l'altro lo mettiamo qua e vendiamo questo, vediamo un po' com'è. Lampada da terra ci vuole. Ecco qua. Sempre di quello stile là. Always on the same style. A forma di diamante, eccolo qua. Allora, questo lo mettiamo qua. La vicina non va bene, e mi scorda sempre che questo. Qua darebbe fastidio. No, non va bene là. Però un faretto glielo metterei Vediamo un po' com'è. Un po' confuso però. Non c'è proprio un grande stile. Allora, lampade da soffitto, poi mi serve. Non c'è. Ah, ecco qua, lampade da parete. Bello così. Lo porto a Sanremo. Qua però lo vedo ancora vuoto. La cassettiera. La metterei. Acqua e bianco. L'orologio qua l'ho messo. Ho completato. Allora, vediamo un po'. Arrivo subito. Perfetto, facciamo qualche foto qua fuori. Però qua, ok, abbiamo acceso la luce. Perfetto, beh, direi che potremo anche consegnare la casa al cliente. Allora, vendiamo la casa. Metti all'asta la casa. Vediamo un po' se riusciamo a trattare il
prezzo e quindi a recuperare qualcosina. Allora facciamo, vediamo con 5.000, 5.500. Ottimo. E vai. Job done. Il nostro appuntamento con House Flipper del giovedì giunge al termine. L'appuntamento è per la prossima settimana. Nella descrizione del video troverete i link dei miei canali social e il link dove poter acquistare House Flipper e altri giochi scontati. La replica di House Flipper sarà disponibile sabato sul canale YouTube. Our rendezvous with House Flipper for today is finished. Our next rendezvous is for next week. If you are interested to buy the game, you will find a few links in the video's description. You will find the link of my social media channels and the links and the link where you can buy the game discounted. You will watch this video on YouTube on Saturday, and you will always find the same links as here on Twitch. I want to say thank you so much everyone for your support. Thank you so much for following the channel, for the message, and thank you so much for supporting this channel with the bits and the subs. You can sub for free to this small channel using your Amazon Prime. You will sub to this channel for free, and you will help me to let grow up my setup. Thank you so much. Notre rendez-vous du jeudi avec House Flipper. Pour aujourd'hui, il est terminé. Le rendez-vous, c'est pour jeudi prochain. Si vous êtes intéressé, achetez le jeu à prix réduit. Dans la description du vidéo, vous allez trouver les liens pour acheter le jeu et aussi les liens pour suivre mes social media, canal social. Je veux cueillir l'occasion pour remercier tous ceux qui s'inscrivent au canal, ceux qui laissent un message, mais surtout ceux qui supportent le canal parmi les subs. Et à tel propos, je vous informe que vous pouvez
aider et soutenir le canal parmi les apps de avec votre compte de Amazon Prime. Vous allez pratiquement aider ce canal gratuitement. Merci beaucoup. E ovviamente ringrazio coloro che sostengono il canale con i bits e con le sub. Bene, io come sempre vi ringrazio per essere stati con me. Thank you so much for being here. Merci beaucoup pour être passé. E statua buona, ciao ciao!